Anche tu sei un change agent, un agente di cambiamento, qualcuno che vuole cambiare il mondo per il meglio? Benvenuto nel club. Anch'io sono iscritto da un sacco di tempo, mi fa piacere trovarti qui. Quando desideriamo cambiare qualcosa, da dove partiamo? Ci sono tre elementi chiave sui quali possiamo andare a fare leva. Il primo di tutti è quello di prenderci la responsabilità per la situazione che non ci piace, che non ci aggrada, che vorremmo vedere diversa. Prenderci la responsabilità, anche se non siamo direttamente causa di quella situazione, nel momento che ci prendiamo la responsabilità, ci diamo anche il diritto e l'opzione di poter intervenire per poterla cambiare, migliorare, ispirare in una direzione diversa e migliore. Numero due, possiamo cominciare da noi stessi, anche se questa cosa è complicata, difficile, grande, richiede delle leggi. Noi quel cambiamento che desideriamo a livello nazionale, a livello globale, a livello della nostra comunità, possiamo cominciare ad attuarlo nel nostro piccolo, nella nostra microcomunità, nella nostra famiglia, nel nostro gruppo di amici. Possiamo sperimentare e ispirare altri cominciando da noi stessi a cambiare ciò che vogliamo sia diverso. Quindi invece di lasciare le cose così come sono e continuare a comportarci nella maniera non ideale, possiamo da subito dare forza al cambiamento, essendo noi la scintilla che mostra il cambiamento che desideriamo. Altra cosa che possiamo fare per aiutare qualsiasi cosa a cambiare è di mettere i soldi, i nostri soldi, nelle tasche di chi rema nella stessa direzione, di chi spinge ed è a favore delle idee che vogliamo veder volare, di chi si sta dando da fare anche lui in maniera concreta per poter cambiare le cose nella giusta direzione. Quindi se voglio dare supporto alla mia comunità locale, all'agricoltura del posto, ai prodotti tipici, e metto però tutti i soldi nel supermercato che importa da altri paesi, altre nazioni, i prodotti che poi io mangio, non posso effettivamente dire che sono un agente di cambiamento al lavoro per cambiare le cose. Perché la prima cosa che dovrei fare è smettere di acquistare dal supermercato e di acquistare, scambiare, aiutare sempre di più la mia piccola economia locale. L'ultima cosa estremamente utile che secondo me possiamo fare online ogni giorno per far cambiare le cose è di dare energia, visibilità, forza alle idee nelle quali crediamo, alle risorse che possono fare la differenza, agli autori che vedono come noi un mondo diverso da quello che c'è oggi. Mi piace? Non basta. Se vuoi dare vita alle idee che possono cambiare la vita e il mondo intorno a te, condividi attivamente le idee, le risorse, i pensieri, gli articoli, le storie che possono ispirare anche altri a prendere in considerazione il cambiamento che desideri. Questi, secondo me, sono gli ingredienti essenziali per qualsiasi agente di cambiamento che voglia vedere le cose succedere. Prendersi la responsabilità, cominciare a cambiare le cose nel proprio piccolo, mettere i soldi nelle tasche di chi rema nella nostra stessa direzione e condividere attivamente le idee, le risorse e le persone che presentano, promuovono, ispirano il cambiamento che desideriamo.